L'Associazione Culturale Impegno riparte con una serie di eventi sul territorio affrontando varie tematiche. Nel primo evento, che si è tenuto venerdì presso la sala conferenza della Camera di Commercio di Frosinone, è stato toccato il tema della gioventù violenta. L'associazione ha voluto incontrare Federica Angeli, giornalista di Cronaca Nera e giudiziaria per il quotidiano La Repubblica ed autrice del libro 40 secondi, Willy Monteiro Duarte, la luce del coraggio e il buio della violenza. Siamo partiti dalla presentazione di un libro che appunto narra l'omicidio, il percorso giudiziario di uno di questi eventi, di quello di Willy Duarte Monteiro, per rapportare ed affrontare una tematica molto importante, qual è oggi il rapporto tra i giovani e la cultura, ma soprattutto con la lettura dei libri, perché la mancanza di lettura, di degrado culturale, è alla base, secondo noi, di questi eventi maledetti. Io oggi sono onorato come presidente onorario, scusate i giovani parole, di partecipare a questo evento culturale che però accende un focus su un tema importante, il tema appunto di questa nostra gioventù che sta vivendo delle problematiche non indifferenti, alcuni casi voglio dire drammatici degli ultimi mesi o degli ultimi anni in Ciociaria, ma nel Lazio in generale. L'autrice è stata intervistata per l'occasione dall'avvocato e scrittore Stefano Testa. È un momento molto delicato, è un momento che ci induce a riflettere sulla gravità della situazione e sulla mancanza di legalità che in qualche modo coinvolge le giovani generazioni, quindi è nostro compito quello di alimentare anche il dibattito su questioni come quelle affrontate dal libro, in modo da cercare di far capire che la legalità è l'unica chiave assieme alla cultura per uscire fuori da questa situazione. Ma nei ragazzi c'è molta, diciamo, disincanto che come dire, emerge dal mancato rispetto e riconoscimento di un'istituzione, per esempio. Sembrano non avere più regole se non quelle del social network e quelle della ostentazione di ciò che appare, di una superficialità che all'apparenza li fa stare bene, ma poi quando devono fare i conti della loro coscienza non sanno dove cercarla.